Vince, vince, sta dormendo, quindi è il momento di fargli uno scherzo. E ieri, per chi non l'avesse visto, gli ho fatto uno scherzo veramente epico. Quindi ve lo faccio vedere. Oh, apro il frigorifero fra 3, 2, 1. Ah! Guardate cosa c'è qui dentro, la mia testa. In pratica, cosa ho fatto ieri? Ho stampato una foto della mia faccia, guardate, e l'ho messa dentro questo contenitore. E quando vince, ha aperto il frigorifero, si è spaventato tantissimo. Pensava che ci fosse la mia testa qui dentro. Ops, ho urlato troppo. Non devo svegliare Vincenzo. Se no, come gli faccio altri scherzi? Ah. Infatti, se volete vedere il video di ieri, cliccate qui. Quello che c'è nelle mie mani servirà per lo scherzo che devo fare a Vince. Sentite, che cos'è secondo voi? Allora, ci avete pensato bene? No, nessuno di voi ha indovinato. Dentro le mie mani ci sono delle gomme! Cosa farò con queste gomme? Sto per fare una cosa veramente scioccante! Non devo urlare, se no mi sente Vincenzo! Ok, quindi parliamo a bassa voce. Cosa farò con queste gomme? Ne aprirò una, la masticherò e quando la masticherò. Sapete che le gomme, quando le masticate, dopo hanno un aspetto strano e sembrano tipo delle caccole. Sì, se masticate una gomma troppo a lungo, dopo sembra una caccola del naso. Sì, ve lo giuro. Ok, inizio a masticarne una. Com'è dura? Ok, diavoletti, devo masticare per 3 ore. 3 hours later. Sono troppo stanco. Vediamo se è diventata come una caccola. Sì, adesso devo solo modificarla. Ok, adesso la devo mettere nel naso. E quando vince, si sveglierà, di sicuro vorrà bere un bel bicchiere di acqua fredda. E io mi avvicinerò e farò questo gesto, guardate, guardate bene. Così sembra che una caccola mi è caduta dal naso. E non berrà più la sua acqua. Penserà che ci sia una caccola dentro. Mi prenderà per matto? Ma prima di iniziare questo video e prima che faccio questo scherzo a Vince, voglio farvi un indovinello! E se riuscite a risolverlo, potreste essere salutati nel prossimo video! Infatti, ora saluteremo delle persone che hanno risolto l'indovinello dello scorso video. Ciao Federico e ciao Silvia! Bravissimi, avete risolto l'indovinello! Riuscite a trovare il fantasma nascosto in questa foto? Buh! Avete 20 secondi di tempo. Se siete riusciti a trovare il fantasma, iscrivetevi subito al nostro canale, mettete mi piace e commentate con queste emoji. Questa volta, visto che siamo un po' più buoni perché sta arrivando la Pasqua, nel prossimo video vogliamo salutare 7 persone! Sì, 7 persone! Non 2 come oggi, e le sceglieremo da tutti i commenti di tutti i video sul nostro canale. Quindi non le sceglieremo solo dai commenti di questo video. Buona fortuna! Ma ora, diavoletti, dobbiamo fare lo scherzo a Vince!
2 hours later. Ok, diavoletti, è ora di pranzo e infatti io ho preparato tutto e adesso metto 2 bicchieri d'acqua a tavola. Ok, devo fare veloce perché Vince appena si alzerà e verrà a tavola, io butterò questa gomma, che per lui sarà la mia caccola, dentro a questo bicchiere e non vedo l'ora di vedere la sua reazione. Che bella giornata è oggi, Vince. Ma la tua acqua è più fredda della mia. Ma come è più fredda? Ma cosa fai? Ma cos'è la tua caccola? Hai messo la tua caccola qui dentro? Ma tu sei matto! Ora tu non potrai più bere l'acqua! Che schifo! Ridendo troppo, diavoletti, avete visto la sua reazione? E poi quando ha urlato. Adesso però devo fargli uno scherzo ancora più cattivo. Venite con me. No, aspettate. Prima di venire con me, devo dirvi una cosa. Io non sto facendo questo perché sono cattivo o perché lo voglio fare, ma perché lui una volta mi ha fatto scherzi per una settimana. Una settimana, 7 giorni su 7. Solo scherzi, scherzi e scherzi. Quindi cliccate qui per vedere il video. Ora venite con me. Che devo fargli uno scherzo veramente cattivo. Per questo scherzo mi serve un palloncino. Voi mi chiederete, ma perché ti serve un palloncino, Anto? Mica gli devi fare quello scherzo semplice che gli butti il palloncino d'acqua addosso? No, questo non sarà uno scherzo semplice, ma sarà uno scherzo epico e cattivo. E sì, mi servirà solo un palloncino. Per prima cosa dobbiamo gonfiare questo palloncino con dell'acqua. Ok, diavoletti. Adesso voi vi scioccherete di quello che sto per fare con questo palloncino. Ok, sono uscito fuori al terrazzo per fare lo scherzo a Vince e questo coso mi sta guardando. Che ansia! E se viene qui? Perché stai lì? Cosa sembra che sto facendo? Plin plin! Ma è il palloncino! Guardate! E quelli dietro di me penseranno che io stia facendo plin plin. Vincenzo si scioccherà! Mi prenderà per matto! Io non vedo l'ora di vedere la sua reazione! Lui penserà che sia plin plin, non acqua! Ci faremo tante belle risate, diavoletti. Se siete in ansia per vedere la reazione di Vincenzo, commentate con queste emoji. Aspettate, ma prima di fare lo scherzo a Vince, voglio ricordarvi che in questa settimana abbiamo lottato con la nostra acerrima nemica, Mamma Pig. Ce ne ha fatte passare tante. Però, alla fine, l'abbiamo catturata, abbiamo vinto noi, però non sappiamo se ritornerà. Vi metto quello che è successo qui. Iniziamo lo scherzo. Vince! Vieni! Cosa vuoi ora? Lo sto facendo davvero? C'è il bagno per questo, Anto! Ma cosa fai? Ma tu sei impazzito! C'è il bagno! È un palloncino. Hai visto? Era acqua, non plin plin. Ma cosa hai combinato? Ci sei cascato. La prossima volta ti impari. Sono tutto bagnato, guardate cosa ha combinato. Ciao ciao. Mi ha chiuso fuori al terrazzo. Quindi significa che devo stare una notte qui fuori. Io rimango una notte chiuso qui fuori, fuori al terrazzo. Ok, devo passare una notte fuori al terrazzo seduto qui. Però adesso fa caldo, guardate, c'è il sole. Stanotte farà freddo. Devo aspettare qui seduto che Vincenzo mi apra le porte del terrazzo. Noi ci vediamo domani alle 15:30. Sì, perché ogni giorno esce un nuovo video alle 15:30. E penso proprio
che ora vorrà vendicarsi con me. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e mettete mi piace. Noi ci vediamo domani, diavoletti. Qui vi metto due scherzi divertenti.